Si è conclusa positivamente la seconda parte, mi auguro che ce ne possano essere anche una terza e una quarta, di un'operazione che punta ad ospitare nel nostro paese 100 bambini palestinesi feriti che possono essere accolti negli ospedali pediatrici del nostro paese. Grazie al lavoro di questa nave ospedale sono stati curati tanti civili nei mesi scorsi e tanti sono stati condotti oggi qui a Spezia per poi essere accompagnati nei diversi ospedali, in diverse regioni, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e già a Roma ce ne sono altri che sono arrivati qualche giorno fa a bordo di un velivolo dell'aeronautica militare. Io voglio ringraziare tutti i nostri militari, personale della Croce Rossa, i volontari che hanno partecipato a questa operazione in accordo con il Qatar, un'operazione che ha permesso di salvare tante persone, di curare tante persone, soprattutto bambini, vittime innocenti di una guerra di cui non sono responsabili e che non vogliono. Vogliamo continuare ad andare avanti, qui tutto ciò è stato reso possibile grazie a una straordinaria cooperazione tra il Ministero degli Esteri che attraverso l'unità di crisi ha coordinato tutte le iniziative, il Ministero della Difesa e ringrazio oggi di cuore veramente l'ammiraglio e tutta la Marina Militare per aver dimostrato grande umanità con il Ministero della Sanità, con il Ministero dell'Interno, quindi una collaborazione tra tutte le nostre istituzioni per dimostrare ancora una volta che l'Italia è portatrice di pace in Medio Oriente e ci facciamo carico anche di curare la popolazione civile che soffre. Quindi oggi è una bella giornata perché aver visto il sorriso di tanti bambini che alcuni sono stati estratti da sotto le macerie, vederli stare con le loro mamme è una bella soddisfazione, vedere come abbracciano i nostri marinai, aver ascoltato tutte le parole di gratitudine nei confronti delle nostre forze armate, nei confronti del governo, ci riempie di gioia e di soddisfazione. Sono questi bei momenti, come è stato un bellissimo momento, la nascita di una bambina palestinese a bordo di questa nave il 22 di dicembre. In mezzo alla guerra, alla vigilia di Natale, c'è stato un bel segnale positivo e una nascita va sempre ben sperare per quanto riguarda il futuro. Adesso noi vorremmo portare ancora altri bambini palestinesi in Italia per poterli curare nei nostri ospedali pediatrici. C'è grande disponibilità da parte di tutti, grande manifestazione di solidarietà. Ho ringraziato anche l'ambasciatore del Qatar per tutto ciò che sta facendo questo paese, anche per il raggiungimento di un cessate il fuoco che possa alleviare la sofferenza della popolazione civile, sia palestinese sia israeliana, mi riferisco agli ostaggi che sono nelle mani di Hamas. Spero che un cessate il fuoco possa portare a una fase di vita migliore per i palestinesi e alla liberazione, dicevo, degli ostaggi innocenti che sono a Gaza. Ecco, quindi l'Italia lavora per la pace, lavora per la stabilità. Abbiamo ripetuto che il nostro obiettivo è quello di dar vita nel Medio Oriente a due stati che si riconoscono mutevolmente, lo Stato di Israele e lo Stato palestinese. Ecco, Ministro, Hamas si appresta a respingere le trattative di pace, la situazione si complica. Hamas è responsabile di tutto ciò che sta accadendo. Io mi auguro che grazie al lavoro del Qatar nei prossimi giorni si possa compiere qualche passo positivo in avanti, grazie ai paesi arabi, compreso l'Egitto, si possa arrivare ad una situazione differente che porti un po' di tranquillità soprattutto alla popolazione civile che non ha nessuna colpa per ciò che ha fatto Hamas contro il
popolo israeliano, come non hanno colpa gli ostaggi israeliani che sono nelle mani di Hamas. Ecco, noi non vorremmo vedere più quello che abbiamo visto a danno della popolazione civile palestinese, a danno della popolazione civile israeliana. I civili non hanno mai responsabilità per ciò che accade, e per noi italiani raggiungere la pace è un obiettivo di straordinaria importanza. Continueremo a lavorare per raggiungerlo.